anche pizzeria del centro che farà forza Piedimonte, anche con Vincenzo che magari non ama il calcio, ma anche lui ti farà forza Piedimonte domenica. Forza Piedimonte! Benvenuti a questa nostra anteprima sport in vista dell'arrivo della capolista a Campobasso, e parliamo di calcio di Serie D, che verrà domenica a Piedimonte con la certezza di portare a casa la vittoria. L'FC Matese viene da risultati utili consecutivi e certamente non farà sconti a nessuno. Ma la tifoseria, anche fuori dallo stadio, come sta vivendo questo momento? Sentiamola nel servizio realizzato dai Midio Bianchi. Un tifoso che rimarrà a casa. Sì, domenica bisogna seguire la squadra in streaming, sui telefonini, chi ha la possibilità con un computer, con la televisione. Forza FC Matese, batteremo il Campobasso. Ah, è la squadra del nostro paese che sta facendo un ottimo campionato con un'ottima guida con Radurbano, che avevo previsto che così fosse. Bisogna solo incoraggiarla, invogliarla, anche se non con la presenza, perché questa situazione non ce lo permette, però dobbiamo stare tutti vicini perché dirigenza, giocatori, tecnici hanno fatto un ottimo lavoro. Allora, uno che del Football Club Matese ne sa una più del diavolo, Pino, che partita sarà domenica? Beh, sarà la partita delle partite, la partita della storia, la partita più importante della storia calcisticistica matesina, centenaria. Ma una telecronaca, diciamo, un pochettino più meno di parte la farai domenica? Assolutamente no. Sarà nella gara ovviamente anche il bomber Galesio, che continua a segnare e adesso è arrivato a ben 7 gol. E ovviamente molto contento di essere arrivato a Piedimonte, si trova molto bene, e sentiamo che cosa ha detto ad Emidio Bianchi in una intervista, in una lunga intervista che abbiamo realizzato sul campo del Ferrante. Allora, siamo qui con il bomber del Matese, Luis Fabian Galesio, autore anche la scorsa partita di un gol eccezionale all'ultimo minuto. Allora, dopo aver girato praticamente tutta l'Italia, hai trovato qui a Piedimonte il tuo posto ideale per fare bene? Guarda, veramente sto molto contento qua, soprattutto per i miei compagni, per loro, per il sacrificio che facciamo, per il staff. Quindi la verità è che mi sento come a casa qua, soprattutto pure perché ho trovato la famiglia mia fidanzata che mi fanno sentire come a casa, quindi meglio che quello penso che è impossibile. Allora, 4 gol su azione nelle ultime partite, tutte di testa, è il tuo colpo preferito? Sì, alla fine lo importante è che entri con la testa, con la punta del piede, lo importante è che entri e che aiuti la squadra. Sono contento che sto segnando, ma è grazie allo sforzo che fanno pure i miei compagni, che mi fanno mille cross a partita, quindi niente, ringrazio loro. Allora, sei diventato l'idolo dei tifosi, seppure qua sul campo non possono venire, ma ti assicuro che ti seguono sui social. Sei diventato l'idolo dei tifosi di Piedimonte, questo ti fa piacere ovviamente. Sì, certo, mi fa piacere. Mi piacerebbe veramente che siano tutti al campo, ma purtroppo per il Covid non si può, però so che sono a fianco di noi sempre in tutte le partite, noi sentiamo il suo supporto, però so che vogliono bene a tutte le squadre, perché non solo vedono il mio sacrificio, sino che vedono il sacrificio della squadra, perché senza di loro è impossibile quello che sto facendo io in questo momento. Il successo qua a Piedimonte viene dopo il successo che hai avuto in Argentina al Grande Fratello, ce lo vuoi raccontare un poco? Sì, vabbè, è stata un'esperienza nella mia vita che 5 anni fa che ho lasciato un anno il calcio per fare il Grande Fratello, grazie a Dio l'ho vinto, ma lo prendo come un'esperienza come tutta la mia vita, tutto quello che faccio lo faccio per crescere, per imparare, e vabbè, oggi sto qua a Piedimonte e mi piace che si mi riconosca soprattutto per il calcio, che è quello che voglio. Com'è che sei venuto in Italia? Da che è nata questa tua esperienza? Perché dopo il Grande Fratello un allenatore che avevo in Argentina mi ha detto che c'era la possibilità di venire a giocare in Italia, che io potevo fare bene qua. Non l'ho pensato tanto, ho preso un aereo e ne ho iniziato la mia esperienza in Armadittaggia, dopo Messina, Levico Terme, Caldiero e adesso qua a Matese. Un'ultima domanda riguarda la partita di domenica prossima col Campobasso, la capolista. Magari un altro gol di testa, magari decisivo.
basta che vinciamo, che portiamo punti a casa e alla fine è una partita in più come tutte le altre. Sono tre punti e sono convinto che possiamo fare una grande gara e nella testa l'abbiamo a domenica tutti quanti. Bene, non ci resta che augurarvi buona partita in streaming naturalmente e la nostra anteprima sport aspettando la capolista termina qui. Arrivederci alla prossima. Sigla.